È stata un'iniziativa, diciamo, condizionata dalla decretazione d'urgenza, però come sempre nei momenti di difficoltà si trova qualcosa in più da fare e il bello di questa situazione è stato trovare il privato, cioè le emittenti private che fanno servizio pubblico a fianco al teatro. Credo che sia uno degli esperimenti più riusciti della pandemia, che la pandemia ci ha prospettato, e il fatto di aver portato un momento di sollievo al pubblico è stato un dato importante. Però mi consente di dire che il dato più importante che abbiamo raggiunto con questa operazione è quella di aver fatto lavorare le maestranze del teatro, gli operatori della cultura, e quando parlo di operatori della cultura non mi riferisco soltanto ovviamente ai cantanti, ai musicisti, ai registi che naturalmente devono lavorare, ma a tutto un indotto di lavoratori che hanno potuto così guadagnare il giusto loro compenso, che altrimenti non avrebbero potuto portare a casa. Cosa succede nel 2021 è veramente complesso dirlo. Abbiamo una grande speranza, abbiamo speranza che tutto lo sforzo che la comunità scientifica sta mettendo in campo per risolvere i problemi derivanti dalla pandemia porti frutto. Il teatro comunque non si è fermato, e anche, abbiamo appena detto, grazie anche all'intervento della televisione, e non si fermerà. L'unica questione da quale dobbiamo prendere atto è che adesso il teatro chiuderà per 4-5 mesi, perché sono in programmazione, erano già programmati, e quindi diciamo che la sofferenza è minore. Erano programmati lavori per la risistemazione della platea, il cambio delle sedie di platea e il palco, e la realizzazione di un ascensore nel vano scale dell'ingresso degli artisti per consentire anche ai diversamente abili un accesso più favorevole al teatro, che sono lavori programmati e finanziati dal Ministero dei Beni Culturali sotto la conduzione della Sovrintendenza ai Beni Culturali, e anche questa è l'occasione per ringraziare la dottoressa Mencarelli che ha sostenuto questo progetto e che porteremo a termine entro maggio del 2021. Una pulì di signa, una pulì di signa.